Beh, per quanto riguarda noi in Diredawa, dove verrà installato il panificio, come strutture murarie siamo a posto. Proprio 2 giorni fa, uno dei ragazzi che è stato qui in Italia a studiare l'AB mi ha detto che sono state montate anche le porte e le finestre. Adesso non pensate che abbiamo finito il lavoro adesso. Il muratore e gli altri hanno detto: perché fare le porte adesso se non sappiamo che misure hanno i forni? Questo Bravi. è stato il motivo per cui le porte non erano. Adesso c'è pronto tutto, come dicevo prima, i macchinari sono nel container, la manodopera, la forza fisica ce l'abbiamo. Abbiamo solo bisogno dell'aiuto qui dei tecnici per poter montare i forni e gli altri macchinari. Abbiamo anche dei buoni elettricisti e abbiamo personale che senz'altro riesce a portare avanti e a curare la manutenzione. Però io penso, e così d'accordo anche con il nostro segretariato cattolico, che sia importante proprio una vostra presenza per installare i macchinari, anche perché, come sappiamo, non tutti i macchinari sono nuovi, ci sono macchinari di seconda mano che sono efficienti. Però anche i due ragazzi che sono venuti qui a studiare, senz'altro all'inizio hanno bisogno di persone esperte tipo Luigi e colleghi, e noi sappiamo che Suor Carla in questo qui è magnanima, non ha nessun problema a mandarci il personale. E quindi noi aspettiamo. Io ripartirò domenica sera, domenica notte, e dal giorno dopo sono a disposizione. E vi dirò che ci sono i nostri giovani, la nostra gente, i nostri poveri, gli orfani, i malati mentali, le suore di Madre Teresa di Calcutta, che non vedono l'ora che noi incominciamo questa produzione.